Cecina con i ragazzi di Miano in cerca della prima vittoria stagionale sul campo di casa e la truppa di Cristiani invece alla ricerca del risultato che varrebbe l'imbattibilità dopo 7 giornate. Primo squillo dopo appena 60 secondi con la conclusione di Tarai per il Fratres, che però finisce sul fondo. Un giro di cronometro e la formazione di casa prova subito a rendersi pericolosissima, con la verticalizzazione di Rovini per Fiorentini, segnalato poi in posizione di fuorigioco dall'assistente di parte. Al 12esimo Fiorini per i padroni di casa prima batte Petri e poi dal fondo riesce a battere anche Colucci per la rete che vale il vantaggio. Gli ospiti non demordono e una manciata di minuti più tardi si avvicinano al gol del pareggio, con la ribattuta in rete di Baggiani sulla respinta corta di Cappellini. A negare la gioia del gol, solo l'intervento dell'assistente a segnalare la posizione di fuorigioco. Il gol è nell'aria per i ragazzi di Cristiani e infatti al 20esimo è Baggiani a raccogliere la spizzata di testa di Rosi e a battere Cappellini. Per il numero 7 in casacca azzurra, la prima rete stagionale con la maglia del Fratres Perignano. Sul finale del primo tempo, Fiorini per il Cecina prova il cross perfetto, ma in area di rigore Pallecchi non trova l'aggancio. Per i primi 20 minuti di ripresa, poche le emozioni indegne di nota. Al 50esimo è bravo Colucci per gli ospiti ad anticipare in uscita il numero 9 rossoblù, ma bisogna aspettare il 65esimo per un nuovo sussulto sugli spalti. È infatti Pallecchi a regalare la gioia del vantaggio ai tifosi rossoblù, con una conclusione dal limite dell'area che si infila alle spalle di Colucci. Il Fratres incassa e prova a reagire al 68esimo con lo spunto di petto di Tarai per Rosi, anticipato però dalla difesa locale. Al 72esimo è il subentrato Carlotti per i locali a mirare lo specchio della porta, con la sfera che finisce però sul fondo. Poco più tardi è Ficarra a raccogliere una ribattuta dal limite dell'area di rigore, senza però impensierire i Cappellini. In pieno recupero, ghiottissima occasione per il Fratres di pareggiare i conti, complice l'uscita di Cappellini su Tarai. Il numero 1 in casacca verde riesce però a recuperare la posizione in extremis, raccogliendo il colpo di testa troppo debole di Sciapi. Sul rinvio lungo in uscita di Colucci arriva il triplice fischio finale del direttore di gara, che manda tutti negli spogliatoi sul risultato finale di 2-1.